Una ricorrenza importante, dolorosa certamente per i familiari, per noi. Ricordavo poc'anzi che con Beppe siamo stati compagni di corso, abbiamo iniziato in modo entusiasta, quindi un dolore sicuramente, però ecco, da 30 anni a questa parte un'organizzazione e dei risultati importanti, un cambiamento strutturale delle organizzazioni mafiose, ma contestualmente un impegno sempre importante di tutti gli operatori di giustizia, da ultimo i grandi successi della Procura di Roma che ha individuato in Roma Capitale le attività mafiose, quindi non solo fatte da soggetti tipicamente nati in alcune regioni, quindi io direi un progresso costante dove bisogna perseverare. Ecco, oggi Beppe Montana e Lizio ci dicono che dobbiamo perseverare come i cadetti della Marina Militare quando salgono sull'Amerigo Vespucci per fare il loro primo viaggio di istruzione. C'è una scritta che dice: non chi comincia ma chi persevera. Ecco, sicuramente possiamo dire che le strutture istituzionali continuano, al di là della crisi economica, a dare dei risultati importanti, ma avere delle prospettive investigative e processuali estremamente importanti. Quindi c'è una speranza, diciamo, per la nostra società? La speranza c'è sempre, c'è anche un impegno costante delle forze dell'ordine, della magistratura, perché questa speranza permanga e sia sempre più forte.